Oggi abbiamo presentato alla comunità dei colleghi del Bambino Gesù un nuovo strumento che è entrato dentro la nostra casa. È uno strumento rivoluzionario, innovativo, è un sequenziatore che consente di analizzare il DNA in maniera molto rapida, processando contemporaneamente numerosissimi campioni e risparmiando una quantità enorme di denaro. Questo è importante anche per il sistema sanitario. Consente in poche parole di poter processare contemporaneamente oltre 300 campioni per volta. Nello spazio di poco più di un giorno noi possiamo fare 350-380 analisi di genoma, e questo naturalmente facilita quello che è il nostro mestiere, di affrontare una diagnosi possibilmente in tempi rapidi dei pazienti affetti da malattie genetiche, che sono purtroppo il 70% dei pazienti che affluiscono in un ospedale come il nostro. Questo beneficia non soltanto i pazienti affetti da patologie costituzionali, cioè malattie ereditarie, ma anche i pazienti affetti da patologie somatiche, come tutto il settore oncologico. Io credo che questo, insieme ad altri investimenti che noi abbiamo deciso in questi anni, possa segnare un cambio di passo e possa permettere a questo ospedale, che già ha dei buonissimi livelli, di posizionarsi ad un livello sicuramente di leadership nazionale e internazionale, ma al di là di questo possa alimentare anche una rete di ricerca per altri ospedali, per altre strutture che non hanno le possibilità o non se la sentono di fare queste scelte. Credo che sia un momento importante per l'ospedale, poi cade nell'anno dei 150 anni, investire rispettando il passato, però investire sul futuro è la cosa più bella, poi il futuro è una storia dei bambini, quindi noi dobbiamo credere in loro.